Care sorelle e cari fratelli malati, avverto profondo il desiderio di raggiungervi con semplici parole, ma soprattutto con la preghiera che in questi giorni ho rivolto al Signore, alla Madonna e ai nostri santi per tutti voi, nelle vostre case e negli ospedali. La prova è stata molto dolorosa e non è finita per voi, vostri cari e altri, che ci auguriamo siano sempre in minor numero. Nei momenti più difficili, persone competenti e generose come medici, infermieri, personale sanitario e dirigenti, i vostri stessi familiari non vi hanno abbandonato. Sono stati un segno della vicinanza di Dio che continua a farsi presente nei gesti buoni degli uomini. Sono loro profondamente grato e mi faccio voce della riconoscenza dell'intera comunità. Ma anche voi siete un segno di Dio, di quel Gesù crocifisso che non è sceso dalla croce, perché ogni persona malata, inferma, provata dalla sofferenza, potesse credere in un Dio che non ci abbandona. Auguro di cuore a tutti voi la gioia della resurrezione, quella di Gesù, che diventa speranza per ogni nostra personale resurrezione, sino a quella finale. In questi giorni, rivestiti di mascherine, possiamo solo guardarci negli occhi. Penso che non dimenticherete lo sguardo di chi vi ha curato a casa e in ospedale, e neppure loro dimenticheranno il vostro. Al suono delle campane di Pasqua, i nostri nonni prendevano un po' d'acqua e bagnavano gli occhi dei loro figli. La luce del risorto illumina lo sguardo dei credenti. La Pasqua di quest'anno vi restituisca la salute e ai vostri cari con occhi nuovi, con i quali guardare il mondo e il prossimo. Con l'augurio per tutti, vi dono la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il vostro Vescovo Francesco.